I docenti e ricercatori di scienze ambientali dell'Ateneo Aquilano contro la riperimetrazione della riserva naturale del Borsacchio nel comune di Roseto degli Abruzzi, stabilita dal Consiglio regionale. Tanti firmatari per dire no al drastico taglio dell'area, che passa da oltre 1.100 ettari ad appena 24,7. Un taglio effettuato per loro senza nessuna valutazione di natura tecnico-scientifica. Invece quello è un habitat importante per flora e fauna. Nel caso specifico, docenti e ricercatori si augurano che il Consiglio torni sui suoi passi, un argomento di grande attualità. E a tal proposito, venerdì pomeriggio a Roseto ci sarà proprio un consiglio comunale straordinario su questo tema. Manca un'appropriata valutazione tecnico-scientifica di quelli che sono gli habitat e le specie, sia faunistiche che floristiche, presenti nella fascia collinare, che è quella indicata in rosso qui nella mappa, all'interno del perimetro originale della riserva, quello che appunto era valido fino a dicembre, quello indicato in giallo, e che si andrebbero a perdere con la nuova riperimetrazione. Si passa appunto da 1.100 ettari a poco più di 24 ettari, come indicato nel nuovo perimetro colorato in verde acqua, che nuovo perimetro che include solo la fascia costiera. Fascia costiera che tuttavia beneficiava verosimilmente anche di un buffer ecologico e di connettività dalla fascia collinare. Fascia collinare che, come abbiamo detto, ospita habitat e specie tutelati anche a livello europeo e a livello internazionale. In questo contesto ci auguriamo che il Consiglio regionale come dire, torni indietro, faccia un passo indietro, si consulti con tutti i portatori di interesse, con le associazioni ambientaliste che stanno da settimane portando avanti una campagna contro questa riperimetrazione, ma anche con il personale tecnico-scientifico di questa università e delle altre che operano nella regione Abruzzo e al di fuori, per valutare se effettivamente è necessario riperimetrare l'area e in quale misura.